Ciao, benvenuti sul canale, io sono Lilla. Oggi andiamo ad aprire un pacco fucsia che mi è appena arrivato dalla Giochi Preziosi, che ringrazio a prescindere perché se mi arriva qualcosa di glitterato deve essere qualcosa di stupendo per forza. Però voglio aprirlo insieme a voi e ancora non so cos'è, ma voi sì perché avrete letto il titolo. E quindi bando alle ciance, credo siano uova rotte. Ok. Allora, tiro su. Ed è qualcosa di bianco. No! Ok, è qualcosa di LOL e glitteroso. È Fancy, che non viene su. È Fancy in trasparenza e piena di glitter. No! Wow! DIY! No, la colla delle LOL! I glitter e la serie glitter! Ok, glitter iniziale, questo è uno spacchettamento di LOL glitter! Wow! Dentro ci sono i glitter, tra l'altro. Avendo la scatola glitter, avevo messo le mie tre glitter della serie glitter proprio lì in esposizione. Ok, ci sono glitter marroni, ah, forse per i capelli di Fenty, oro e viola, e c'è qualcos'altro? Argento, indispensabile. Io non c'è video in cui non abbia le mani sporche di glitter, mai. Sono glitterina. Ah, c'è anche un pennello, il numero 4. Voglio fare una beauty guru. Allora, per questa Fancy o Fancy, come la chiamo io, ho in mente di fare una cosa fighissima, vi piacerà un sacchissimo. Però se voi che siete tra i più creativi su tutta YouTube come Family Glitter, ve lo dico sempre, siete tra i più creativi che abbia mai letto, avete delle idee, scrivetelo così ci confrontiamo. Quindi riempite sotto di idee, le vostre idee le leggo sempre, lo sapete, così ci confrontiamo. E nel frattempo vado ad aprire appunto questa palla perché siamo tutti troppo curiosi. Metto via questa quindi che sarà per il mio DIY, mi servirà. Il pennello, guardate come sono diventata ordinata nel 2018. Quanto durerà quest'ordine? Si accettano scommesse! Club dei disordinati! Questa è leggerissima. Che vorrà dire? Le ball glitter riprendono praticamente la prima serie, quindi io la consiglio a chi ama i glitter e chi non ha praticamente nessuna della prima serie. Io sono fortunata perché nella lista di queste non c'è praticamente nessuna che io abbia, quindi tecnicamente non corro molti rischi di doppione. Allora, andiamo ad aprirla. Allora, riproviamo con grazia ed eleganza. Tiriamo giù. Voilà. Mi stanno scrivendo in tanti come riconosciamo le fake, eccetera. Una delle cose che potete vedere, ad esempio, è il marchio della Giochi Preziosi, se siete in Italia. Da-da-da-da-da. Eccolo, che ansia. Qui c'è Lights, Camera, Action. Temo di aver già visto questo indizio. Allora, vediamo un po' se ho appena finito di dire non ho doppioni da cercare e me ne viene subito fuori uno. E questo lo conosciamo tutti. E ci dice quali sono le proprietà delle nostre bamboline. Guardate come si trasforma la nostra palla, è diventata rosa nel frattempo. Mi piacerebbe tanto trovare lei. Andiamo giù. No, ci casco sempre. Vedo oro e dico di rara. E invece dovete sapere che sono tutte oro rosa praticamente. Andiamo a vedere la bottiglia, che bottiglia arriva. Vediamo se l'ho già vista. Mi ricorda qualcuno. Però dovete sapere che le colorazioni mi sembra che non siano propriamente tutte uguali.
E poi sbucciamo ancora. Mi sa di aver già capito che forse questa bimba qua potrebbe già essermi capitata. Nati, ah, guardate, è un po' strana questa. L'aprite qua. Ti devi aprire per bene. Oh, così. Ops. Ok. Guardiamo un po' le scarpette che vengono. Ta-dam! Scarpette da danza. Le aggiungo al biberon glitterato lilla. Apriamo l'ultima cerniera. Ecco qui. Apriamo il vano segreto. E qui c'è un vestitino che dovrebbe essere rosa a balze. E ta-dan! Ho trovato un vestito da danza. Eccolo qui. Ah. Uffi. Sapete che c'è? Che questa mi sa proprio che è la prima mia doppia delle glitter. Però ho tanti glitter e mi sa che sarà costumizzata a bestia. Allora, vediamo un po'. Questa è la coroncina che dovrebbe essere lilla. Eccola qui, è lilla. Io decido che adesso ne aprirò un'altra, perché da questa uffa io ne voglio vedere un'altra. E poi vediamo un po'. Sì, è questa. Tra l'altro è lo stesso identico bagno di colore dell'altra, quindi non so se ne esistano tipo un po' di varianti, ma questa è molto molto simile. Quindi eccola qui. C'ero prima io, infatti la mamma vuole più bene a me. No, iniziamo. Sì, è così. Forse hai ragione, quindi mi cambierò di glitter. Sicuramente farò degli esperimenti, perché praticamente io doppie non ne ho mai avute. E voglio vedere com'è costumizzare una bimba. Dai, apriamone un'altra a questo punto. Sì, apriamone un'altra. Ottima idea. Falla sparire. Non ho capito adesso, perché abbiamo dei doppioni, vogliamo bene anche i doppioni. No. Ok, non ti vogliamo bene. Ti cambieremo tutti i connotati, da 0 a 1000 center stage. Invece in realtà, secondo me, i doppioni sono un patrimonio. Infatti adesso le cambieremo tutto e avremo praticamente una glitter che nessuno ha. Hai sentito? Sarò specialissima. Allora, eccola qui, quindi ho trovato center stage, che però verrà assolutamente costumizzata. Io l'unico difetto che trovo nelle glitter, che perdono veramente tanti glitter, non so se è center stage in particolar modo, perché l'hanno veramente super super glitterata. Ma dai, apriamocene un'altra. Sono una droga, io lo dico spesso, sono veramente una droga. Andiamo ad aprire un'altra. Ok, allora, dai, dobbiamo essere più fortunati. Tac, andiamo a vedere l'indizio. Oh, glitter bomb. Mi sa che era lo stesso indizio della mia MC Swong. Andiamo a vedere se per caso è lei. Saremo mica così poco fortunati. La seconda cerniera fa così. Ho capito. Ta-dam. Dov'è? Ah, eccolo qua. Si nasconde sempre. Questo è il secondo indizietto. Ta-dam. Andiamo a vedere dov'è l'altra cernierina. Eccola qui. Si nascondeva. No, vabbè, oggi non è giornata.
Ok. È dorato. No, basta. Non mi faccio fregare più. Tacchete. Allora, se questo è rosso, aiuto. No, è bianco e nero. Oddio, se fosse fresh. Se fosse fresh. Allora, se fosse fresh la nostra fresh. Oh oh. Eccoci qua, era volata come una glitter bomb. Allora, vediamo un po'. Dagli scarponcini. Gli scarponcini sono molto strani. Sono Babbo Natale e gli scarponcini di Babbo Natale. Guardate. Ancora non ho capito chi è. Mi avete detto che se fosse rara la mia palla sarebbe perla, quindi non è sicuramente rara. Ma questo, sfugge tutto in questa bowl. Vediamo se questo nuovo indizio mi dice qualcosa. Com'è dura questa plastica? Ah, ok. Vediamo. No, vabbè, ma è stranissima. Perché non la riconosco? Ha i calzoncini neri e azzurro e bianco, il gilerino azzurro e bianco. Non so chi sei. Ma chi è? Non è neanche nella lista dei miei desideri. Non la riconosco. Ok. Ok. Ma qualcuno l'ha riconosciuta per adesso? Via. Questo via. Facciamo un po' di pulizia. Ok, dai, andiamo con l'indizio. Altro oggetto che mi può dire chi è. Occhiali rossi. Non ho ancora capito, ragazzi. Cioè, vediamo un po' se toccandola. Mistero si infittisce. Ma voi avete capito? Ma quegli scarponcini di chi sono? Non ci credo! Ho appena detto vorrei troppo lei! No! Benvenuta! Non ti avevo riconosciuto con questi colori! No, è bellissima! Finalmente ti cercavo da un sacco! Guardate che belli i capelli! E poi guardate, cioè, lei i capelli, cioè, i glitter non ne lascia così tanti come Center Stage. Oddio, adesso la vesto! Come ho detto, perde un sacco di glitter anche lei. Guardate, proprio tantissimi. Quindi se adorate avere glitter tra le mani, sicuramente sarà una soddisfazione vestirla. Non mi piace troppo questo jeans, cioè non sembra jeans. Dal libretto sembrava più blue jeans. Invece sembra azzurrino, infatti non riuscivo a capire chi diamine fosse. Ragazzi, eccola qui, guardate quante bella le hanno fatto la parte in cui è rasata con i glitter, bellissimi i capelli, praticamente non hanno rispettato la sfumatura, ma le hanno fatto tutta questa cascata di glitter, che secondo me è bellissima. I vestiti, parliamo un attimo dei vestiti. I calzoncini mi piacciono da impazzire, le scarpette sono molto belle ma non abbinate a lei, non mi piacciono. Idem per il giubbotto, l'ho detto, cioè il giubbotto è carino ma qua sopra non mi piace, mentre secondo me era perfetta rocker vestita così, con la finta maglietta del suo gruppo musicale, i jeans strappati sotto e la camicia da boscaiola. Sì, non mi si è mai chiusa, lei ha sempre il culetto al vento come per dire... vai al diavolo mondo, quindi è molto rocker, però mi piaceva un sacco, cioè secondo me guardate la faccia, è bellissima, è proprio yeah, è proprio rock, però vestita così non lo so, sembra che abbia fatto un incidente con Babbo Natale, gli abbia rubato gli stivaletti, poi abbia rubato un paio di calzoncini da una rockstar e poi sopra abbia avuto una confusione, si sia vestita al buio. Non ne ho idea, non so voi che cosa ne pensiate, ma... E i capelli invece stilosissimo, sembra che sia andata in un parrucchiere di Los Angeles. Siamo fantastiche comunque! Sì!
Gli occhiali che ho trovato sicuramente li metterò su di lei, perché credo che stiano benissimo, perché ha la camicetta un po' rossa e quindi rispecchia molto il vestito. Tic. Sì, mi stanno benissimo. Devo dire che sono felice anche di aver trovato questa center stage, perché posso finalmente provare l'ebbrezza di cambiare i connotati ad una LOL. Ditemi quale preferite delle due, e se invece preferite la LOL della serie 1 o della LOL serie 1 però rivisitata in glitter. Io mi fermo qui, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto per non perdere i prossimi video, quindi ci manca ancora una LOL e ci saranno anche le LOL fake che finalmente ho visto che avete un sacco di voglia di vedere. E in anteprima, basta, avete visto qualcosa? No! Vi saluto, ma prima, vi strido di affetto, ciao! Ciao!